c'è poco, in queste ultime settimane c'è poco, ci sono tante cose piccole, magari interessanti, ma di grandi debutti a livello nazionale da un po' di tempo non se ne vedono e questo mi sembra preoccupante. Non vorrei che cominciassero a essere le prime serie conseguenze della situazione economica in cui ci troviamo. Fino adesso, malgrado tutto, eravamo riusciti a cavarcela e a tirare sempre fuori delle idee per alimentare una situazione teatrale apparentemente brillante e vitale, ma adesso bisogna cominciare a fare i conti con la realtà. Comunque, per stare a quello che è in programma in queste sere, fino a domenica 8 a Firenze, al Cango Cantieri Goldonetta, c'è il Pinocchio leggermente diverso di Virgilio Sieni, una reinterpretazione della fiaba di Collodi con un giovane danzatore non vedente. Le esperienze di Sieni con danzatori non professionisti sono sempre interessanti e commoventi, quindi anche questo è da vedere. A Milano, allo Spazio K, sabato 7 e domenica 8, c'è un giovane regista croato, Oliver Frljić, che pare che sia un personaggio molto estroso e molto discusso, che porta uno spettacolo sulla sua vita familiare in particolare, realizzato però in una chiave metateatrale con gli attori che commentano di continuo la possibilità o meno del teatro di rappresentare la realtà così com'è. Infine, sabato 7, al Teatro Elfu Puccini, sempre a Milano, ritorna in scena l'Alice Underground di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. È una interpretazione dell'Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll che mescola l'azione teatrale con attori in carne e ossa a un cartone animato realizzato con degli acquerelli disegnati dallo stesso Ferdinando Bruni che vengono proiettati senza sosta su tre schermi e che si intrecciano strettamente con i gesti e le azioni degli attori. Da vedere, buon teatro a tutti.